Benvenuti in un'altra puntata dell'Horror dietro la storia, la rubrica che svela cosa si nasconde dietro a istituzioni, personaggi ed eventi storici apparentemente innocui e, come in questo caso, apparentemente caritatevoli. Oggi puntiamo lo sguardo su una casa di accoglienza per bambini, la Lagary Children's Home, in Scozia. Non era un vero e proprio orfanotrofio, ma un luogo dove i figli dei marinai potevano vivere mentre il padre era in mare e nessun altro poteva occuparsi di loro. La casa era gestita dalla Sailors Society, un ente di beneficenza cristiano che sostiene le famiglie degli uomini che lavorano in mare. Se l'iniziativa era benevola, o almeno così vogliamo sperare, che volessero aiutare queste famiglie, presto però gli stessi membri della società si macchiarono di crimini contro i bambini ospiti. Molti dei bambini avevano almeno un genitore, anche se poco presente, però questo non li protesse dai terribili abusi messi in atto dai gestori. Vi ricordo di iscrivervi e lasciare un mi piace o un commento se apprezzate i miei video. Se volete sostenere il canale potete abbonarvi o usare il codice VIVIEVERYDAY su Pumpling, dove trovate tante cose belle come questa maglietta qui. E usando il mio codice avrete in omaggio un paio di calze gratis a vostra scelta. Con il vostro supporto il regno di Vivian prospererà. E ora continuiamo con l'horror dietro la storia. A portare alla luce decenni di abusi fisici e sessuali a casa Lagary fu un'inchiesta della BBC del 2018. Tra il 1949 e il 1982 centinaia di bambini furono mandati a vivere alla Lagary Children's Home. L'indagine della BBC raccolse più di una dozzina di testimonianze di donne e uomini che subirono maltrattamenti e abusi, anche sessuali, dal personale dell'orfanotrofio. Tra gli accusati c'era anche Ann Miller, che diresse per un periodo la casa e si professava una devota cristiana. Tra le vittime di Ann Miller troviamo Philip Donald, che oggi ha 62 anni. Philip visse a Lagary per circa 2 anni e mezzo. Disse che la signora Miller lo prendeva per le orecchie, lo gettava in acqua gelida e gli infilava le dita insaponate in gola. Philip e un altro ex residente di nome Roddy Austin affermano di essere stati abusati carnalmente dal giardiniere di Lagary, Norman Skelton. Ma la storia più agghiacciante e dettagliata ci viene raccontata dalle sorelle Montgomery, Mary, Angela e Norma, che da bambine vissero molti anni nell'istituto. Mary era la maggiore e Norma la più piccola. Erano figlie di Donald Montgomery, un marinaio della Marina Mercantile, e Mary, di cui non ho trovato il cognome, una giovane donna che diede alla luce 6 figli prima dei 30 anni, 3 maschi e 3 femmine. Mary non godeva di buona salute, forse per il susseguirsi delle gravidanze, e morì a causa delle ferite avute dopo un incidente con un pirata della strada. Il padre non si era mai curato dei propri figli. Quando non era in mare, pensava principalmente a bere e festeggiare. Così, alla morte di Mary, i figli furono separati e dati a diverse famiglie affidatarie. Fino al 1972, quando Donald decise di portarli tutti alla casa per bambini di Lagary. Al suo arrivo, Angela credette di essere in vacanza. Lagary era un bellissimo palazzo e attorno c'erano boschi, il frutteto, gli orti, un campo da calcio per i ragazzi e ampi prati. La Lagary House era stata costruita nel 1901 da un famoso architetto scozzese. Era un bel palazzo con viste meravigliose. Aveva un'enorme sala da pranzo, 3 aree di accoglienza e 6 dormitori che ospitavano fino a 40 bambini. Era a 200 metri dal villaggio di Roo e a 2 passi dalle rive del lago. I bambini rimasero sbalorditi dal posto meraviglioso. Già si immaginavano a scalare la torre dell'edificio per vedere arrivare la nave del padre. Inizialmente erano felici della nuova casa, anche se sentivano la mancanza del padre e attendevano con impazienza le sue visite. Ma alla fine del 1972 il sogno si tramutò in incubo. Il reverendo William Berry e sua moglie Mary arrivarono a Lagary e divennero i nuovi sovrintendenti della casa. Il signor Berry, che era stato ministro della chiesa congregazionale, viveva sul terreno in un cottage con sua moglie a circa 30 metri dalla casa principale. Erano stati selezionati dalla Sailors Society, forse perché, almeno in apparenza, vantavano un'esperienza impressionante.
Con l'arrivo dei Berri, la religione e la disciplina divennero i pilastri del nuovo regime. Le regole venivano fatte rispettare con la paura e la violenza, con la cinghia o il bastone in una mano e la Bibbia nell'altra. Intanto le visite di Donald Montgomery ai suoi figli divennero con il tempo sempre più rare. Una delle tante testimonianze di ciò che accadeva alla Lagari l'abbiamo da Heather Le Summer, una donna che lavorava nella casa di accoglienza nei primi anni 70. Heather notò subito il cambiamento di gestione. Vide in prima persona quanto potesse essere violenta la signora Berry quando la donna aggredì un bambino di 10 anni che aveva combinato un pasticcio in corridoio. Heather disse che la signora Berry si precipitò verso il bambino e con tutta la sua forza lo colpì 2 volte in faccia. Disse anche di essersi sentita male fisicamente lei stessa per la violenza dell'atto. Heather se ne andò 6 mesi dopo l'arrivo dei Berry perché non sopportava quello che veniva fatto ai bambini, ma disse che non si immaginava quello che ora sappiamo avrebbero subito in seguito. Secondo i racconti di Angela, la signora Berry era capace di immobilizzarti in un secondo con la faccia sul cuscino, i pantaloni calati e le mani tenute insieme premute contro la schiena. Quindi con un abile movimento si toglieva la cinghia e dava molti colpi sul sedere. Angela veniva trascinata per i capelli e per paura di essere scalpata a causa del peso, le si aggrappava ai polsi. Angela racconta: il dolore era terribile. Se urlavo, se cercavo di reagire, questo alimentava ancora di più la sua rabbia e lei iniziava a prendermi a pugni, a prendermi a calci, a mordermi. Anne Murro aveva 17 anni quando lavorò alla Lagari e ricorda che la signora Berry frustava una bambina di 3 anni perché se la faceva addosso. E questo avveniva 3 o 4 volte al giorno. Anne, da adulta, si è pentita amaramente di essere rimasta a guardare senza essere mai intervenuta. Ma non era la sola. Il personale dell'istituto si divideva in chi abusava e chi sapeva ma taceva. La signora Berry riservava il peggio alle bambine più grandi. Mary sostiene perché la direttrice era a conoscenza di ciò che il marito faceva la notte. Si alzava dal letto per visitare i dormitori e prendere una delle ragazzine. Mary, che ora ha 61 anni, racconta che il signor Berry iniziò il suo approccio nella camera della ragazza con il bacio della buonanotte, per poi portarla nel suo ufficio. Era poi solito scusarsi con sua moglie per portare la bambina fuori con la sua roulotte. L'uomo la portava in strade poco trafficate per abusare di lei. Mary ha subito violenza intima centinaia di volte. Berry cercava di tenersela buona, intimandole che se non gliel'avesse permesso avrebbe preso le sue sorelle minori. Così la bambina soffriva in silenzio, anche se poi scoprì che fu tutto inutile, perché Berry passò comunque alle sorelle minori. Anche con Angela, il direttore usò l'espediente del bacio della buonanotte sulla fronte. Lei si sentiva confortata da questo gesto, che le sembrava affettuoso e paterno, fino a quando la tenerezza paterna cessò e il reverendo disse ad Angela che non lo stava baciando come si deve. L'uomo le infilò la lingua in bocca, lei rimase scioccata e gli sputò addosso. Questo gesto di rifiuto le costò caro, perché dopo l'uomo le diede un pugno in faccia davanti ad altre ragazze. Quando infine la costrinse a dargli un bacio in piena regola, la bambina lo riferì alle sorelle, che però non rimasero affatto sorprese, perché con loro lo faceva già da molto tempo. Le bambine inizialmente ne parlavano tra loro, scherzandoci sopra, chiamandolo vecchio disgustoso e altri insulti, e ridendoci su. Ma dopo un po', dice Angela, cominciarono ad accadere cose ancora più orribili e nessuna riuscì più a parlarne, tantomeno a scherzarci sopra. Angela racconta il primo episodio di violenza che la traumatizzò profondamente. Una notte la svegliò, la prese per mano e la portò in lavanderia. Aperta la cerniera dei pantaloni, la spinse a terra in ginocchio. Quando ebbe finito, la gettò da parte. Angela nel mentre si era fatta la pipì addosso e mentre era sdraiata a terra, lui le disse che era disgustosa. Poi se ne andò, lasciandola lì, paralizzata, incapace di muoversi. La bambina era sconvolta. Fino a quel momento niente del genere era mai successo. Non era in grado di capire pienamente cosa le era accaduto e di descriverlo. Provava solo vergogna. Per queste ragioni non lo disse alle sorelle. Per Berry abusare delle 3 sorelle divenne una routine
e le bambine divennero consapevoli che faceva le stesse cose a turno a tutte e tre. Le ragazzine pensavano che non avesse senso combattere contro gli abusi, d'altronde chi li avrebbe aiutate? Le violenze intime divennero parte integrante della loro vita alla Lagari. Mary riportava il proprio vissuto nei disegni e nelle poesie. È qui, lo sento. È qui, sento il suo odore. Lui è qui. Mi sto nascondendo. Lui è qui. Le sorelle si sdraiavano a letto la notte, temendo il suono dei passi del signor Barry sulla ghiaia, tra il suo cottage e la grande casa. E poi la maniglia della porta che girava. Fino a che Mary, a 11 anni, prese il coraggio di scappare, portando con sé Angela, di 10 anni, e Norma, di 9. Mary decide di non prendere i loro fratellini, perché erano troppo piccoli. In camicia da notte, a piedi nudi, si arrampicarono fino alla finestra del gabinetto. Attraversarono il prato lasciandosi dietro i cancelli della villa. Secondo il loro ingenuo piano, avrebbero camminato per circa un miglio fino al porto di Rue. Da lì avrebbero rubato una barca e remato fino al Brasile, dove credevano il padre stesse lavorando. Credevano di poterci arrivare perché avevano visto dove si trova il Brasile su una mappa. Al porto trovarono una barca a remi che però non era in buone condizioni e imbarcava acqua e remarono verso il largo per poche centinaia di metri. Vennero recuperate tremanti e spaventate e portate alla stazione di polizia. Lì Mary supplicò l'ufficiale di non riportarla a Lagari e dicendogli anche che il signor Barry le stava facendo del male. Ma fu ignorata e vennero riportate all'istituto. A questo punto è difficile credere che la vita alla casa di accoglienza potesse andare ancora peggio, ma il destino riservava alle sorelle Montgomery nuove esperienze terribili. Il reverendo Barry aveva una vasta influenza sul territorio e decise di prestare le ragazzine ad altri pedofili. Con il pretesto di portarle in vacanza, nel fine settimana le portava in altre case. Angela ricorda che a volte veniva costretta a sedersi sul pavimento del furgone del Lagari, così che non sarebbe stata in grado di vedere dove le stesse portando il signor Barry. La prima volta Angela e Mary furono portate in una casa in Musselburgh, dove era presente la Sailors Society. Angela aveva circa 12 o 13 anni e si sentì euforica quando la signora Barry le lasciò lì. In questa casa c'era una giovane coppia senza figli e le ragazzine attendevano con impazienza le attenzioni che avrebbero ricevuto. Avranno magari pensato a una possibile adozione. Cenarono e fecero dei giochi insieme. Poi la donna portò Angela al piano di sopra per farle il bagno. La donna la lavava accarezzandole i capelli e le disse che era una brava ragazza. Poi entrò in bagno il marito della donna. Angela subì violenza intima dall'uomo mentre la moglie la teneva ferma, calmandola per tutto il tempo. Poi le dettero una bevanda calda e in seguito si addormentò profondamente. La stessa cosa accadde la seconda notte, in un rituale identico al primo. Angela spiegò poi come era evidente che avessero dimestichezza con quello che stavano facendo, segno che non era la prima volta. Angela non raccontò l'accaduto alla sorella. Dopo questo episodio, Angela fu vittima di circa 20 esperienze simili che coinvolgono fino a 5 gruppi diversi di persone. Norma e Angela subivano violenze anche quando i Barry portavano i bambini in vacanza nella convenzione di Arbroath, una festa religiosa che si tiene ogni anno. Sia Norma che Angela venivano aggredite separatamente da un uomo associato alla Sailors Society, che credevano fosse un cappellano, visto che l'uomo parlava dal pulpito della chiesa battista. Angela riporta che sembrava una persona amichevole, le piaceva stare in sua compagnia, chiedeva alla bambina di distribuire le Bibbie, poi un giorno la seguì in bagno. Anche Norma venne seguita dall'uomo nei bagni della chiesa, dove abusò carnalmente di lei pochi minuti dopo aver tenuto una predica. La signora Barry era lì quando Norma uscì ed è stata una delle rare volte in cui fu gentile con la ragazzina. L'aiutò ad asciugarsi le lacrime, sapeva cosa le era successo, ma non disse niente. Le sorelle Montgomery, neanche in seguito da adulte, parlarono tra loro degli abusi a Lagari. Le ragazze tentarono più volte di chiedere aiuto. Angela una volta compilò un questionario, apparentemente confidenziale, sulla vita a Lagari. Scoprì dopo che i Barry erano a conoscenza degli autori dei questionari e la picchiarono insieme per aver detto quelle bugie.
a un raduno religioso a Glasgow, Mary avrebbe dovuto cantare un assolo davanti alla congregazione. Ma invece di cantare, urlò al microfono: «Il signor Barry ci sta facendo del male». Venne placcata sul palco dallo stesso signor Barry e nessuno disse niente. Nessuno raccolse le richieste di aiuto di queste bambine, neanche la polizia quella volta che scapparono in barca. Il signor Barry era intoccabile. Alcuni erano orfani, altri non avevano comunque qualcuno che si interessasse a loro, oppure non vennero creduti. Il reverendo annichiliva le proprie vittime ed era difficile per i bambini venire fuori dalla rassegnazione ad una vita di abusi. All'età di 16 anni Mary e poi Angela lasciarono la casa. Mary si sposò poco dopo ed ebbe il primo dei suoi 7 figli. Si è trasferita in America, ma i suoi figli sono ancora in Scozia. È rimasta in contatto con loro, ma il rapporto tra lei e i figli è stato influenzato da quello che ha subito a Lagari, ostacolandola nell'avere una buona relazione con loro. Rimpiange di non essere riuscita a essere per i suoi figli la madre che volevano. Lavora come maestra d'asilo e ama il suo lavoro. In una lettera mai inviata scrive a suo aguzzino: «Hai preso una bambina piena di speranza e l'hai sostituita con una replica rotta. Ora è incapace di provare la vera felicità. Sei cieco alla sofferenza che hai causato». Angela si trasferì a Londra, presto raggiunta da Norma, la quale non aveva ancora 16 anni, ma riuscì lo stesso a scappare dalla casa. Uscite da Lagari, le tre donne, divenute adulte, fanno ancora i conti con i segni che quell'inferno ha lasciato nella loro mente. Hanno problemi a fidarsi di qualcuno e hanno alle spalle diverse relazioni fallite. Angela si sposò rapidamente, ma il suo matrimonio fallì. Si è risposata e ha avuto 2 figli. Il padre dei suoi figli è morto giovane. Negli anni Angela ha lottato con la sua salute mentale. Le è stato diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico. Soffre di ansia estrema, ma trova conforto nella pittura e nella musica. Ha imparato a suonare la chitarra e l'armonica attraverso i vari gruppi di supporto a cui si è unita. Ora ha 60 anni e ha una compagna. Diversi anni fa ha tentato di affrontare il suo passato scrivendo un libro su Lagari. Si chiamava Liberaci dal male. In pochi hanno potuto leggere questo manoscritto che non è mai stato pubblicato. Norma ha il corpo segnato da cicatrici. Ha iniziato ad autolesionarsi quando era a Lagari. L'età adulta di Norma è stata a volte caotica e punteggiata da relazioni abusive con gli uomini. Ha 5 figli e 8 nipoti ed è vicina a tutti loro. Continua a combattere contro la malattia mentale. Il recente trauma di rivivere gli eventi della sua infanzia l'ha portata a un esaurimento nervoso e al ricovero in ospedale, dal quale sembra si stia lentamente riprendendo. «Voglio che la mia storia venga raccontata», dice. «Voglio che le persone sappiano cosa ci hanno fatto. Voglio che la Sailors Society sappia che sono stata in ospedale nell'ultimo mese e cosa ha fatto Lagari alla mia vita. Voglio che lo sappiano». William Barry morì nel 1993, senza mai dover rispondere a nessuna domanda sui presunti abusi su larga scala e organizzati sui bambini affidati alle sue cure. Le indagini di polizia nel 2001 e nel 2016 non sono sfociate in accuse contro nessuno. Mary Barry è stata interrogata e una relazione inviata al fisco, secondo un ex residente di Lagari, ha negato fino all'ultimo, ma comunque non è mai stata accusata. È morta alla fine del 2017. Il signor Skelton, il giardiniere dell'inizio, è morto nel 1999. Ann Miller, la direttrice precedente alla Barry, si è ritirata dalla casa nel 1970 ed è morta. Le sorelle Montgomery e altri hanno rilasciato dichiarazioni sugli abusi alle vecchie forze di polizia di Strathclyde nei primi anni 2000. Ma nessuno è stato accusato. Una seconda indagine di polizia, sollecitata dalla Sailors Society, si è conclusa nel 2016. Il capo della Sailors Society, Stuart Rivers, dopo aver assunto il suo ruolo nel 2013, è rimasto inorridito nel conoscere il passato oscuro della società e ha fatto contattare la polizia in merito alle accuse di abusi. Si è scusato da parte dell'associazione per ciò che accadde alla Lagari. La società si è presa la responsabilità degli abusi, è in contatto con 18 sopravvissuti e ad alcuni di loro ha fornito consulenza. Stuart Rivers ha invitato anche altri residenti a mettersi in contatto con lui per ricevere sostegno. Il signor Rivers ha dichiarato: «Nessuno coinvolto in questi eventi storici è collegato in alcun modo con l'organizzazione ora.
non siamo più coinvolti nella gestione di questa o di qualsiasi altra casa per bambini e oggi abbiamo rigorose misure di salvaguardia. Quello che è accaduto in quegli anni sotto la gestione della Sailors Society rimane uno dei peggiori casi di abusi su vasta scala mai visti, perché non erano attuati da una o due persone, ma da più molestatori all'interno e all'esterno della casa, alimentando una rete di scambi tra pedofili. Oltretutto, quello che rende la vicenda ancora più raccapricciante è che la maggior parte degli abusanti erano membri della Chiesa, proprio quelle figure che facevano prediche, professavano valori cristiani e che avrebbero dovuto essere delle figure di riferimento nella vita di bambini già sfortunati. Se conoscete altri spaventosi casi di istituzioni o personaggi insospettabili ma che nascondevano delle nefandezze, scrivetelo nei commenti. Mi aiuterete a mantenere viva questa rubrica. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!